Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo vlog, perché oggi è giorno di partita. Ti stai vergognando? Sì, perché siamo in centro, siamo al bar e io faccio queste cose, no, e lui si vergogna. No, veramente della coppia chi si vergogna sei tu. Sì, è vero, io un po' ancora mi vergogno. Cioè, per quello che faccio io nella vita non credo possa vergognarmi di questo video. Vabbè, non ci interessa comunque. Luca mi è venuto a prendere il lavoro, però ha voluto fare un aperitivo, quindi... Cominciamo l'aperitivo da... Che ore sono? Le due? Perché ho messo a posto tutta casa, ho è detto stato molto la stamattina bravo. Presto. Anzi, ora quando arriviamo a casa controlliamo. Guardate che bei occhiali che c'ho. Sì. Si vede tutto rosa attraverso questi occhiali. L'altro giorno l'ho messi, sembrava di stare nel mondo dei Barbie. Così mi taglio tutti i capelli. No! Secondo voi deve tagliare i capelli o no? Secondo me no. Scrivetelo nei commenti. Salute! Vi svelo il tema della serata. Asia! Quindi andiamo al supermercato a prendere un po' di cose per la cena. Io sono venuta al Penny Market a prendere le ultime cose pesantissime. Ma Luca l'ho mandata a casa perché c'erano i surgelati. Non lo so, oggi penso ci siano 40 gradi. Ora vado a casa, anche io mi metto il costume e vado a fare il bagno. Oh, c'è nessuno in giro, strade deserte. Devo dire che Luca è stato super bravo e la casa è in ordine in un modo impressionante, considerando che casa nostra non è mai in ordine, quindi è stato veramente veramente bravo. C'è un solo problema: mi sono spiaggiata sul divano col cane. Gli altri, Matilde sta dietro al divano addirittura e quella sta a fare danni nella guccia, non so. Solo che i telecomandi non sono sul divano e non sono sul tavolino del divano, ma sono... Aiuto, voglio il telecomando, ma non mi voglio alzare per prenderlo e quindi non guarderò la TV, dormirò. Mi devo riposare. No, in realtà mo me vado a mettere il costume e vado a buttare in piscina ora. Volevo finire di vedere Temptation Island di ieri sera. Anzi, volevo ringraziare tutte le ragazze che mi hanno fatto compagnia commentando in direct. E se non mi seguite, seguitemi su Instagram. E la settimana prossima commentiamo insieme, sempre in direct. Perché mi diverto tanto che Luca non mi appoggia in questa mia follia. E quindi lo guardo da sola. E perciò se mi fate compagnia, commentiamo, ridiamo insieme di delle disgrazie altrui per una volta. Ridiamo delle disgrazie altrui. E un'altra cosa, se non l'avete visto, recuperate il video che è uscito ieri, perché fa morire da ridere. Ma soprattutto, cioè, è un prodotto stranissimo e l'ho testato su Luca. Comunque noi super relax. Ma che bello è! Sto facendo cadere. No, non ti faccio cadere, non ti preoccupare. Le nostre vacanze! Vabbè, però se sta bene, guardate, abbiamo pure panorama, agriturismo, cose. Che vuoi di più, Davide? Agriturismo si mangia, agriturismo. Ci stanno l'ova nel pollaio, se vuoi. Bisogna sapersi accontentare nella vita. Infatti so, mi sembra che io non è che sto... Chi è? Guarda qua. Super relax. Mi sembra che mi sto lamentando. Ci vorrebbe un cocktailino. Vado a fare, va. No, c'è tu. No. Ma sei tu il barman? Io ho pulito tutta casa. Mi sta rinfacciò. Pulito tutta casa. Mi sta rinfacciò. Ieri a Lidl mi sono scordata di farvelo vedere, no, in realtà non ho fatto nessun video di questa cosa, però ho fatto degli acquisti. Allora, non so se lo sapete, ma il nostro canale è cresciuto tantissimo quando abbiamo comprato per primi su YouTube la collezione del Lidl Fan, cioè quando uscirono le scarpe che io ho costretto Luca ad andare la mattina presto a Lidl, ho preso le scarpe, i calzini, le magliette e le ciabatte. E quel video fece un sacco di visualizzazioni e soprattutto un sacco di insulti. Come se vi... Che cazzo ve ne frega a voi se io mi sono occupata di scarpe? Comunque le scarpe ce l'ho, sono fighe e sono un ricordo e
soprattutto siamo qui anche grazie alle scarpe del Lidl. Però a quel punto mi è presa una fissa queste cose e quindi io le voglio, mi piacciono. E ho anche il maglione di Natale e c'è anche il video del maglione di Natale perché uscì in Inghilterra e un mio amico me lo riportò per Natale, come regalo di Natale. Ieri a Lidl è uscita la nuova collezione estiva, quindi infradito, pallone, borsa del mare, magliette e pantaloncini. Potevo io non comprarli? Ma dai! Però non ho comprato tutto come l'altra volta, ho preso solo le cose che mi piacevano di più. Luca non ha voluto niente, mentre io mi sono presa la magliettina, guardate che carino che è! La maglietta da uomo, ma l'ho presa S, ma soprattutto mi sono presa i pantaloncini uguali alla maglietta. Cioè, non sono troppo carini? Sono troppo carini. È il completo, però è rosso. Stasera Italia-Spagna, quindi no, tutta rossa no, perciò ci ho messo la maglia di Topolino. Però c'ho i pantaloncini del Lidl. Comunque, sono contenta con veramente poco. C'è chi vi fa vedere... Ho comprato i sandali di Chanel, 700 euro. No, io ho comprato i pantaloncini Lidl, 4,99. Con la maglietta, 3,99. Oh, questo se potevo permettere... Non credo che tra l'altro se un giorno mi posso permettere di comprarmi a buffo così e ciabatte di Chanel, me le compro. Cioè, non so, ci farei altro con i soldi se ci avessi così tanti soldi da buttarli via in magliette da 400 euro. Non lo so. Non lo farei. Non sono commossa per l'Italia. La cipolla. Mamma mia. Ma che è? Oh. Devo togliere le verdure. Devo togliere le verdure, ma sto piangendo fortissimo. E quindi? E quindi... Piango perché stasera Valentina e Michele non ci sono. Però mi hanno appena chiamato. Ciao a tutti. Forza azzurri. Siamo qua invece di essere a casa della bubina, voi capirete che la Pitti ha insistito, non potevamo venire meno a una promessa. Comunque siamo qua, ma siamo con voi. Quindi salutiamo Chiara, Gianluca, Marta, Luca, non lo so se c'è o non c'è. E diciamo insieme Forza azzurri! Stasera cena cinese a faccia di Valentina perché è dalla prima partita che vuole spaghetti con le verdure e io non li ho mai fatti e ho deciso di farli stasera quando non lei c'è. Non c'è, sì. La mia vita ha appena acquistato un senso. Praticamente ho sempre fatto i ravioli, questi comprati congelati al vapore, ci volevano 18 ore per fare, no 18 ore no, però lo sbatti, metti la vaporiera, mettici sui ravioli e poi si incollava una vaporiera e poi ripassali in padella. Oggi ho scoperto che li posso prendere dalla scatola ancora congelati, mettere a mollo come dei ravioli normali nell'acqua bollente e non salata e una volta che l'ho cotti trasferirli in padella per fargli fare la crosticina. Ci volevano 6 minuti per farli bollire e 1 minuto in padella. Complimenti Chiara, saranno 4-5 anni che li compro. Brava. Oggi siamo un po' stretti coi tempi. Questi sono i spaghetti con le verdure alla faccia di Valentina. Qui friggono gli involtini. Qui ci abbiamo i ravioli, di là c'è la partita. Ci siamo cari. Anzi direi forza azzurri! Anzi aspettate, ve lo faccio dire da Valentina. Lara vieni! Oh. Cosa ci puoi dire forza azzurri? Alla fine non ci sono, ma noi siamo in formazione da 6, quindi ci siamo e Valentina è in videochiamata. Io finisco di cucinare, corro che è tardi. Allora, ti stavo dicendo, sai perché lei si chiama Bruce? Perché è Bruce Lee? No, Bruce Lee stasera. Cioè, vabbè, lei si chiama Bruce.
Perché? Cos'è secondo Bruce? Ha fatto il cinese. No, è il diminutivo di... Non c'entra niente il cinese. Bruce è il diminutivo di... Bruce. Bravo. Ah, però Bruce è scritto Bruce. È come Bruce. Come Bruce di Batman. O Bruce Lee. Che stasera sei Bruce Lee. Bruce Lee. Oggi dolce special alla fine del primo tempo. L'ha portato Giova. L'ha portato Francesca, scusa. Vale, lo state mangiando il dolce? Eccolo! Brava! Molto bene, le tradizioni si rispettano. Mangia! Sì. Mangia! Sì. Sì. Grande! 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 Grosso, vecchi ricordi grossi. Finale europeo tipo da È stato pazzesco. Raga, i vlog portano bene e quindi voglio che guardate.